Prima di cominciare a occuparci di telecomunicazioni vere e proprie, ovvero di come l'informazione, la comunicazione viene trasferita da un punto all'altro, da un momento all'altro, da un ambiente ad un altro, sarà il caso di vedere brevemente che cosa si intende per informazione, dare uno sguardo al concetto di informazione e cercare di capire anche come l'informazione viene veicolata, cioè quali sono i segni e i segnali che ci consentono di veicolare una certa informazione. Prendiamo ad esempio il cane, o per meglio dire il concetto di cane, che noi a parole veicoliamo così, con la parola cane, con un'immagine di un cane, un generico cane, e quando noi la pronunciamo la parola abbiamo un suono, il suono della parola cane. Sono tre differenti modi di veicolare l'informazione generica in questo momento, cane. Allora guardiamo un attimo l'aspetto più alfabetico, la parola cane. È fatta dall'alfabeto, chiaramente. E che cos'è l'alfabeto? L'alfabeto è una vera e propria codifica digitale, anche se sembra strano parlare così. In realtà la successione delle lettere C, A, N, E è un codice perfettamente digitale, c'è cioè un codice fatto di lettere che fanno parte di un set che è l'alfabeto e che esprimono il concetto di cane in termini assolutamente diciamo convenzionali, nel senso che la parola cane né per suono né per aspetto è analoga al cane, ma descrive il concetto, cioè indica, veicola il concetto cane. Allora, una volta che abbiamo la parola cane, che cosa ne possiamo fare? Beh, la cosa più semplice è scriverla, su carta, stamparla, va bene, quindi va a finire su carta. La carta è il veicolo della scrittura della parola e quindi del concetto. In altri momenti delle telecomunicazioni ho messo qui una cosa che adesso magari non si usa più, cioè il codice Morse, che magari abbiamo visto in qualche film. Il codice Morse è fatto da una successione di suoni della stessa frequenza. I suoni sono organizzati in due segni, uno diciamo un suono breve e un suono lungo, l'insieme delle combinazioni di suono breve e suono lungo, intese anche come punti e linee, costituisce e riproduce l'alfabeto ancora una volta e quindi veicola le parole. Altrimenti in forma digitale abbiamo il codice ASCII e quindi abbiamo un certo numero di bit per ogni lettera dell'alfabeto, in particolare il codice ASCII codifica in termini digitale ogni lettera con 8 bit. Quali sono, dal punto di vista fisico, i segnali a questo punto? Allora, noi abbiamo dalla parte digitale un segnale elettrico, cioè il bit alla fine non è altro che un segnale elettrico tra due valori che può avere due distinti valori di tensione, o livello basso o livello alto, questa è la logica digitale. Nel caso invece del segnale corrispondente ad un codice Morse, abbiamo un segnale di tipo analogico, è una sinusoide, che veicola diciamo, i punti e le linee, suoni brevi e suoni lunghi, vediamo se si riesce a sentire. Da qui. Esattamente. Quindi in questo caso abbiamo questa sinusoide che viene trasmessa più a lungo o meno a lungo per riprodurre linee e punti. Andiamo adesso all'immagine del cane. L'immagine del cane sicuramente è di tipo analogico, nel senso che l'immagine del cane assomiglia, è analoga effettivamente al cane. Noi lo possiamo distinguere, l'immagine del cane, in qualsiasi. Non abbiamo una lingua, non abbiamo italiano, tedesco, francese, vediamo l'immagine del cane e capiamo che si tratta di un cane per l'appunto. In questo caso il segno
viene trasmesso. Ancora una volta possiamo disegnarlo, stamparlo sulla carta. O altrimenti, se andiamo in digitale, dobbiamo fare un'operazione di digitalizzazione e quindi far corrispondere ad ogni punto dell'immagine un certo numero di bit. E quindi ancora una volta un segnale elettrico analogo a quello che abbiamo visto poco fa per la codifica ASCII. Questo è il caso di quando dobbiamo inserire un'immagine, trattare un'immagine col telefonino, col computer o con il tablet. Se andiamo adesso a vedere il suono della parola cane, vediamo che intanto si tratta di un segnale analogico, in quanto è una perturbazione che si propaga nell'aria, una perturbazione di pressione che si propaga nell'aria, le onde sonore non sono altro che questa perturbazione che raggiunge il timpano o raggiunge un microfono e veicola il suono per l'appunto. Allora, a secondo di come questo suono deve essere trattato, noi possiamo avere differenti casi. O tutto analogico, per esempio il caso dello stereo casalingo della radio, nel senso che noi possiamo immaginare di avere un microfono collegato ad un amplificatore, il microfono genera una tensione che è di tipo analogica, viene amplificata in termini analogici, va all'altoparlante e si riproduce questo suono. Similmente nel caso di una trasmissione radio, noi prendiamo il segnale, che è un insieme di sinusoidi, lo moduliamo, cercheremo poi di capire più avanti che cosa significa, e lo trasmettiamo collegando il radio. Anche in questo caso il segnale è tutto di tipo analogico. Un po' diverso è il caso della modulazione digitale o nel caso in cui questo suono deve diventare un file o deve essere trasmesso, per esempio, attraverso un telefonino. Perché che cosa succede? Succede che, per esempio, il telefono mobile che trasmette in digitale, quindi ci deve essere una modulazione di tipo digitale, ha bisogno di un certo numero di bit, quindi ci vuole una conversione da analogico a digitale. Questo numero di bit viene veicolato da tensione. Siamo in presenza ancora una volta di un segnale elettrico che varia su due livelli di tensione e che quindi può essere trattato dal lettore MP3, dal telefonino, per l'appunto, dal computer e così via. Volendo sintetizzare quanto abbiamo detto, possiamo dire questo: il concetto di cane, che può essere veicolato da segni differenti di tipo alfabetico, di tipo iconico e di tipo sonoro, viene tradotto in segnali che sono anche loro differenti, possono essere analogici e digitali. Per quanto riguarda il nostro corso di studi, ci interesseranno essenzialmente segnali sia digitale che analogico di tipo elettrico, che sono quelli che andremo a trasmettere per l'appunto o via radio o sulle linee di trasmissione.